Qui al termine di Legino Quarcherese con Mister Tobia è arrivata per voi oggi una sconfitta in rimonta nella prima prova del 2024. La dura legge, una di quelle non scritte del calcio, ovvero gol sbagliato e poi gol Gol sbagliati, subito. plurale, gol sbagliati, sì, ci sta. Ci sta perché comunque si cercava di chiudere portando a casa qualcosa di più, non ci basta, cioè non avremmo voluto pareggiare, invece ci siamo trovati a non portare a casa neanche un punto. Dispiace perché è la prima sconfitta dell'anno in casa e non possiamo nemmeno dire che recriminiamo più di tanto, perché oggi eravamo di nuovo, tra virgolette, in emergenza, nel senso che sono praticamente 17 partite che non giochiamo mai con la stessa formazione, perché per un motivo o per l'altro abbiamo sempre mille problemi, ma non bisogna piangersi addosso, dobbiamo lavorare, cercare di ottenere il meglio da quello che facciamo, però i fatti dicono questo, cioè i dati sono quelli. Oggi di nuovo Kertalli per l'ennesima volta, un altro infortunio, fortuito, non visto, va bene tutto, come non era vista la rotula, come un calcio alla rotula, rottura della rotula, come non era visto un intervento edema osseo, come non era visto un altro intervento polmone collassato, tutti fortuiti, tutti non visti, però intanto sono una serie di successioni che quest'anno ci flagellano settimana dopo settimana. Abbiamo 7 giocatori fuori con Kertalli oggi. E quindi ogni domenica cerchi di mettere in campo la formazione migliore con ragazzi stratosferici, perché oggi non posso dire niente, sono straorgoglioso di tutti quelli più giovani che sono scesi in campo perché hanno fatto una partita bellissima. Poi, come dici te, sbagli gol 1, 2, 3, se contiamo le parate di Geribaldi, da dentro l'area piccola ha fatto 3 parate. Cioè due, perché poi una l'abbiamo tirata fuori noi. No, no, tutte e tre, la parata. E quindi 3 parate dentro l'area piccola, ditemi voi cosa dobbiamo fare. Cioè, nel senso, e poi non puoi concedere così tanto alla Carcarese perché è una squadra costruita per vincere il campionato e se gli concedi qualcosa, poi hai davanti chi te lo fa. Noi abbiamo fatto il massimo, credo che la partita sia stata una buona partita. Abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo cercato di non abbassarci troppo, di non concedere troppo a loro, nonostante che sapevamo che avevamo qualcosa in meno anche in mezzo al campo, però ci sta. Anche nei primi 35 minuti, dove la Carcarese, insomma, anche dal punto di vista tecnico ha fatto valere la sua qualità, siete stati bravi comunque a restare in partita e a trovare poi l'episodio che vi ha permesso di sbloccarla. Aver trovato poi il 2-0 ad inizio ripresa sicuramente avrebbe dato un ulteriore volto alla partita. Sì, nel primo tempo ti dico, noi avevamo preparato per stare lì in quella situazione, cercando di far uscire a turno gli esterni scalando le marcature e ci siamo trovati, oltre all'episodio del rigore, ci siamo trovati 2 volte dentro l'area piccola per poter concludere. Così come hanno avuto un paio di episodi loro, quindi una partita tutto sommato al primo tempo che è stata abbastanza equilibrata. E poi diciamo che loro sono stati bravi a rimanere in partita, noi siamo stati bravi a farceli rimanere. E questo è poi la chiave di quello che è successo durante l'arco dei 90 minuti, perché parate Canciani il secondo tempo, come nel primo, non mi ricordo, però le 2 occasioni che hanno avuto hanno fatto gol. Per me l'ultima, ti chiedo la sconfitta di oggi che cosa può insegnare per le prossime partite e Kertalli, visto che è arrivata l'ambulanza e si sa già qualcosa a No, Kertalli non si sa ancora livello di infortuni. niente, speriamo che non sia niente di grave. Appunto, in questo momento sicuramente il pensiero a lui va e speriamo che non ci sia niente di problematico. E per quanto riguarda la sconfitta, tutte le sconfitte insegnano. Quando perdi dici sempre che dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie. Preferirei non imparare niente, ma è che ti devo dire, se devi imparare dalle sconfitte sicuramente quest'anno è un anno in cui quelli più giovani hanno tanto da imparare alla loro età, tante volte giocano juniores e a volte nemmeno quello. Però ti ripeto, in questo momento dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo cercare di ottenere il massimo, come abbiamo ottenuto il massimo nel giro d'andata, anche quando sei completamente in emergenza. Poi
purtroppo ci sono annate così e dobbiamo cercare di fare quello che possiamo sotto questo aspetto sicuramente, ma rimanendo combattivi, rimanendo sempre a giocarcela con tutti, non è che oggi è stata una partita, poi tutto sommato se non ho giocata fino in fondo.